Però proiettiamoci verso Fiorentina-Lazio perché abbiamo la fortuna di poter già guardare avanti. E allora guardiamola, la probabile formazione bianco-celeste senza Mauri, immaginiamo con Klose, è chiaro, se non dovesse giocare Klose poi bisognerebbe trovare il sostituto, però possiamo provare a immaginarla, la Lazio di Firenze. Vediamola insieme. Senza Mauri potrebbe magari essere accelerato il rientro di Radu. A quel punto Lulic potrebbe giocare a centrocampo al posto di Mauri. Se non dovesse farcela Klose, chiaramente o Floccari o Kozak o Rocchi eventualmente o Zarate nel ruolo di punta lì davanti, per il resto formazione confermata ancora con Bizzarri in porta. Probabilmente potremmo vedere più Cavanda che Radu. Cavanda, se non ce la facesse Radu, chiaramente Cavanda lì e Lulic a centrocampo. Lulic spostato più avanti e sarebbe comunque un centrocampo di tutto rispetto e ti puoi presentare a Firenze anche con buone possibilità di portare a casa il risultato. Certo, l'assenza di Klose poi aprirebbe un ballottaggio a 4 perché Zarate, Floccari, Rocchi, Kozak. Bisognerebbe anche vedere come si schiera anche per me 2, Alessandro. Cioè, o Floccari o a questo punto Kozak, anche se Rocchi potrebbe avere magari quella spinta in più, la prima punta però... Rocchi la sa fare bene. Al volo, su questo, Alessandro, non dovesse giocare Klose, lì davanti, chi metti tu? Secondo me Pektovic più che quello che Pektovic, dico io. No, Pektovic sceglierebbe ancora una volta Floccari, perché comunque rispetto a Kozak che gli dà quel tipo di gioco che è molto più similare a Klose che rispetto a Kozak che comunque non fa quel giro intorno ai giocatori e non ha quella qualità. Nonostante la bocciatura, diciamo, tra virgolette, di oggi della trasferta in Grecia. Alessio, se non gioca Klose? Sicuramente Floccari, perché è quello che dà più garanzie da un punto di vista della manovra, sicuramente rispetto a Klose. Ma Ederson invece proprio non ce la fa. Per Firenze. Molto difficile, per difficile. Domenica molto difficile. Ricordiamo che poi mercoledì si torna nuovamente in campo, perché c'è il turno infrasettimanale con il Torino, poi c'è la gara ancora di campionato, poi l'Europa League e poi il derby, quindi è davvero un tour de force incredibile. Giorgio, se non ce la fa Klose? Ma bisogna anche vedere come si sistema la Fiorentina. Se si sistema con una difesa a 4 oppure una difesa a 3, potrebbe essere anche importante il centravanti Boa e potrebbe fare sia Floccari che Kozak, oppure sfruttare magari anche la lentezza dei due centrali della Fiorentina per un inserimento di Tommaso Rocchi, che magari sugli spazi stretti potrebbe essere più veloce rispetto. Però dovresti cambiare poi sistema di gioco. Io credo che ha ragione Alessandro, io credo che comunque il ballottaggio sia racchiuso tra due giocatori, Floccari e probabilmente lo stesso Kozak. Ecco. C'è una storia, no, legata a Fiorentina-Lazio, che è quella dei portieri, perché chi non ha pensato in questi giorni perché Viviano viene convocato in nazionale e Marchetti no? È più forte Viviano, è più forte Marchetti. Se non gioca Marchetti e giocherà Bizzarri, quanto la Lazio potrà perderne anche in qualità? Tutto questo lo abbiamo chiesto a un ex portiere della Lazio, Felice Pulici, portiere dello Scudetto del 1974. E allora sentiamo che cosa ci dice proprio sui portieri, perché abbiamo fatto questo focus sugli estremi difensori per capire chi ce l'ha alla fine il portiere più forte, la Fiorentina o la Lazio. Sentiamo. Guarda, la cosa più logica che mi viene in mente, sperando di non sbagliare, credo che Viviano abbia qualche anno in meno rispetto agli altri due e basta. Perché un profilo tecnico non credo che ci siano delle differenze, anzi, quando si parla a livello di nazionale credo che l'esperienza dovrebbe incidere maggiormente su una convocazione di un calciatore rispetto a un altro. Perché Viviano viene convocato in nazionale e Marchetti no? Perché Viviano faceva già parte comunque di un gruppo, e qui spero di non sbagliarmi, di un gruppo che Prandelli aveva già comunque individuato prima degli europei e che ha voluto poi gratificare poi successivamente, gratificare nel senso di convocarli appunto per la circostanza. Adesso c'è un ampio periodo prima della prossima gara che si dovrà disputare e di conseguenza Marchetti potrebbe rientrare tranquillamente in gioco, sempre che, ecco, Marchetti, e ce lo auguriamo tutti quanti, prosegua su questo trend che mi pare ottimale. Felice Pulici, come CT della nazionale italiana, convocherebbe Marchetti o Viviano? Marchetti sicuramente. Marchetti perché ha dimostrato comunque di accettare un certo ruolo e la sua posizione in un momento particolarmente difficile della nazionale, ha vissuto dei momenti anche importanti e critici
con una sua ex squadra come il Cagliari, è venuto a Roma volutamente e con tutto il desiderio di dimostrare le sue capacità, e le sta dimostrando dopo essere stato un anno fermo appunto con il Cagliari, l'ha dimostrato l'anno scorso e lo sta dimostrando ottimamente quest'anno. Per te Bizzarri è il secondo portiere più forte del campionato? E qui mi metti un po' in crisi, perché ti dovrei dire una cosa bruttissima da un lato ma bellissima dall'altro, cioè bruttissima perché Bizzarri non accetta molto tranquillamente questo ruolo, vedendolo, guardandolo e seguendo un po' anche quello che riesce ad esprimere anche oralmente, no? Perché per me Bizzarri è un portiere che merita di essere titolare in un'altra squadra anche del nostro campionato. E allora Bizzarri meriterebbe di essere titolare in una squadra del nostro campionato, quindi il ruolo di secondo gli sta evidentemente stretto. Viviano, Marchetti, mi dite subito chi vi prendete. Nella vostra squadra ideale, nella squadra ideale di Alessandro Agostinelli, gioca Viviano o gioca Marchetti? Gioca poi su Marchetti. Bizzarri ne parliamo, perché poi giocherà Bizzarri chiaramente. No, però. No, ma gioca Marchetti, tu sai che io sono stato uno scettico nei confronti di Marchetti. Apposta, ecco. Tutta la vita Marchetti. Rispetto a Viviano, e io come secondo direi Storari probabilmente, perché è un portiere, certo. Ma anche Bizzarri, sia Bizzarri che Storari probabilmente giocherebbero nell'80% delle squadre italiane. Però il secondo portiere deve essere un portiere tra virgolette forte, quasi al livello del primo, o deve essere un portiere magari meno forte del primo ma sempre pronto, in qualsiasi occasione viene chiamato in causa? Anche per l'importanza del ruolo che ha, il portiere chiaramente è quello che deve sbagliare di meno. Però per una squadra penso che sia importante un portiere che ti dà sicurezza, un portiere autoritario, un portiere che anche magari tecnicamente se fanno il tiro non ti fai miracoli, però sai che è un portiere che c'è e quello conta tanto. Non ci sarebbe nemmeno da farti darti una risposta tra Viviano e Marchetti. Viviano comunque è il terzo portiere della nazionale. Viviano è il terzo portiere della nazionale perché qualcuno ce l'ha portato lì, altrimenti sarebbe il sesto portiere del campionato. Perché se oggi dobbiamo discutere se è più forte Viviano o Marchetti, non lo so, allora possiamo discutere davvero di tutto, se è più forte la Juventus che è prima in classifica oppure il Siena che si gioca la Serie B. Tutta la vita Marchetti. Dalle vostre spalle vedevo già la grafica della formazione della Fiorentina di domenica, abbiamo visto quella della Lazio. Davide, ci fai un po' il punto sulla squadra di Montella anche in base a quelle che sono le scelte del tecnico? Sì Paolo, come di consueto apriamo una finestra sulla prossima avversaria della Lazio, parliamo della nuova Fiorentina di Vincenzo Montella, una Fiorentina che si dispone con il 3-5-2, questa dovrebbe essere la formazione anti-Lazio domenica prossima, con Viviano in porta, ricordiamo che mancheranno gli squalificati Roncaglia e Pizzarro, quest'ultimo decisivo sino a questo momento per il gioco dell'allenatore partenopeo. La difesa sarà composta da Savic, Rodriguez e Tomovic, a centrocampo Quadrato, Mati Fernandez, Olivera che sostituirà appunto Pizzarro, Borca Valero, Pascual, Toni con Jovetic. Toni dovrebbe vincere il ballottaggio con Elam Daoui, la Fiorentina che probabilmente ha il suo punto debole in attacco, dove manca una prima punta di livello da affiancare a Jovetic. Speriamo, bisogna chiaramente aggrapparsi alle giocate dei giocatori più importanti, tra i quali c'è Hernanes. Oggi nella valutazione ho visto anche dei 6,5 ad Hernanes, sia da Davide, un po' anche voi siete stati d'accordo magari su questa valutazione. Vi faccio vedere questa grafica perché i numeri di Hernanes, ragazzi, stupiscono sempre di più, ma guardate Hernanes nel confronto con lo scorso anno. E nel confronto anche con il primo anno di Hernanes, abbiamo preso in esame le prime 8 giornate di campionato. Primo anno di Hernanes, 2010-2011, 8 presenze, 4 volte sostituito. L'anno scorso, nelle prime 8 partite, 5 volte sostituito, una volta subentrato. Quest'anno soltanto una volta è subentrato a partita in corso contro il Genoa, per il resto praticamente non si è mai fermato, e già questo è un dato importante. 2 gol il primo anno, uno solo su azione, l'altro su rigore. 3 gol il secondo anno, uno solo su azione, gli altri 2 su rigore. Quest'anno 5 gol, ben 4 su azione e uno su calcio di punizione, senza battere rigore. 4 assist quest'anno, nessuno l'anno scorso, uno il primo anno. Ragazzi,
troppo facile dire l'anno scorso e due anni fa veniva sostituito troppe volte Hernanes, però troppo facile e troppo scontato dire che questi sono numeri straordinari. 8 presenze, 5 gol, 4 assist, neanche un rigore battuto. Però qua sta facendo un campionato incredibile. Rubo scettra chi è più, sicuramente più bravo di me, che Alessi. Però io da profano vi dicevo, ruoli diversi, ma da come protegge la palla a centrocampo, sugli out, vi dicevo questo è un campione. Questo è uno che diventerà forte per forza, perché si vede, perché non leva la gamba, perché c'ha tecnica, perché c'ha qualità, perché c'ha tutto. E l'anno scorso è stato l'anno peggiore di Hernanes. Hernanes era un altro che non avremmo mai comunque tolto, perché comunque è un giocatore che sa proteggere la palla, che te manda in porta, che segna, che fa tutto. Ragazzi, questo è uno dei giocatori più forti che c'ha la Serie A in questo momento. L'anno scorso 8 partite, 5 sostituzioni, una volta subentrato vuol dire che soltanto 2 volte aveva giocato 90 minuti, quest'anno li ha giocati sempre 90 minuti. È questa, oltre al cambio tattico, la vera svolta di Reja, Alessio e Giorgio? Guarda, io ti metto il cambio tattico il cambio tattico come la causa principale di questa sua evoluzione, perché è un giocatore che deve giocare non spalla alla porta, secondo me deve giocare con una visuale, diciamo, di 180 gradi, no? Perché ha una grandissima tecnica, un grandissimo tiro, è un giocatore che in questo momento gli riesce tutto. E secondo me è stato molto importante il colloquio che lo stesso Hernanes ha avuto quest'estate a Formello, nei giorni caldi di agosto, proprio con Pektovic, perché se non ricordi male, Paolo, lui lo ha provato in tutti i ruoli del centrocampo. E finiti gli esperimenti, c'è stato questo colloquio privato tra Hernanes e Pektovic, e i due si sono detti dove era meglio far giocare il brasiliano, il profeta, e da lì Pektovic ha dato fiducia ad Hernanes e quest'ultimo lo ha ripagato con dei numeri straordinari. Però vi faccio vedere una statistica sui numeri della Lazio, le differenze tra il primo e il secondo tempo della Lazio, perché anche oggi, anche questa sera, se fosse finita al termine dei primi 45 minuti la gara, la Lazio avrebbe vinto. Nel secondo tempo le cose non sono andate bene. Guardiamo le partenze sprint della Lazio, perché non so, e poi magari adesso ce lo dirà, se è proprio un diktat di Pektovic quello di partire subito all'arrembaggio, però evidentemente è così, perché guardate che numeri ci sono. Ragazzi, questi sono i risultati al termine dei primi tempi della Lazio. A Bergamo la Lazio era già avanti 1-0, con il Palermo era avanti 1-0, col Chievo-Verona vinceva 2-0, poi il pareggio col Napoli, la sconfitta, il pareggio col Genoa al termine del primo tempo, la sconfitta con il Napoli, e poi 2-0 col Siena, 3-0 con il Pescara e 2-0 col Milan. In pratica, al termine dei primi 45 minuti di gioco, la Lazio avrebbe 19 punti con 13 gol fatti e 2 subiti. Ragazzi, è una partenza straordinaria. Cioè, questi sono numeri di una squadra che, come ama dire Pektovic, Alessio, va sempre a dominare l'avversario. Beh, sì, se prendi questi numeri sicuramente, ma diciamo in generale proprio le partenze della Lazio, anche come gioca e come l'atteggiamento che ha, la Lazio approccia sempre bene le partite. Diciamo che noi, almeno le differenze maggiori che abbiamo rispetto all'anno scorso, sono proprio queste. Cioè, la Lazio di quest'anno è totalmente diversa rispetto alla Lazio dell'anno scorso. L'anno scorso partivamo un po' lenti, in sordina così, e poi magari si usciva, soprattutto nel secondo tempo, nei minuti finali. Diverse partite abbiamo vinto l'anno scorso nei minuti finali. Ma ci chiede questo? Cioè di aggredire l'avversario subito? Lui, anche come, diciamo, impostazione, imposta sempre una squadra abbastanza aggressiva sin da subito. Difficilmente dice magari vediamo come va, sempre, anche se gli allenatori in generale cercano di sparare una squadra sin da subito, però effettivamente lui ci riesce.